Sì. Sergio Asara, io non so nulla di te, quindi ne approfitto per apprendere la tua biografia. È un vantaggio. È un vantaggio in pochi secondi per YouTube. Che cosa, la tua vita come si può condensare in due battute? Tu di che cosa ti occupi? Mi occupo di musica, sono musicista, così mi diverto qualche volta. Dici qualche cosa che hai fatto di importante? Importante, poche cose importanti. Non ho avuto mai occasione di fare veramente quello che sognavo, ma non fa niente, c'è sempre la speranza che quello che faccio diventi importante. Perché cosa avresti voluto fare? Beh, dico, non so, uno vede i Beatles, Rolling Stones, capisci, uno dice sogna, diventerò così. Tu sei chitarrista soprattutto? Chitarrista bassista. Ah, bassista. E la passione per il basso quando è nata? Fin da piccolo. Da piccolo la mia famiglia erano tutti bassisti. Ah. I miei fratelli erano bassisti, allora ci chiamavano la banda Bassotti. Tu hai suonato in qualche complesso oppure sì? Sì, ho suonato in diversi complessi. Per esempio? Negli anni 60. Suonavo con Giovanni Villa, con Marino De Rosas, diversi musicisti, insomma, qualche volta anche con Gesuino, Deiana, insomma, diversi musicisti nell'ambito, diciamo, del panorama. Tu hai composto dei pezzi anche? Ho composto dei brani, sì. Dicene qualcuno. Beh, facciamo l'ultimo, diciamo, sì. Quello che devo presentare lì alla processione, festa della processione della Madonna del Mare, ad Olbia. Il 27 di giugno, si chiama Monti di Gadura, è un pezzo, un brano, diciamo, popolare, però l'intenzione è quella, speriamo che lo diventi. È un pezzo solo strumentale oppure c'è anche cantato a due voci, è la storia di, diciamo, un po' di due persone che sognano di veder nascere qualcosa in Gadura e questa cosa succede. Appunto il canto, sono due persone, io canto in persona l'uomo della situazione e c'è Evi Battitoni che in persona la nena, perché noi le donne le chiamiamo nena. Ah. Sì. Quanto tempo dedichi alla chitarra? Tutta la vita praticamente, tutta la vita, forse non abbastanza, ma è così, si fa quel che si può.